Se non impari a correre con il branco, uno di questi giorni finirà in pasto a qualcuno. Mowgli è tornato con una storia fedelissima al libro di Kipling e quindi in qualche modo al cartone che conosciamo, ma aggiornata al gusto di oggi, tra creature parlanti e 3D. L'uomo è messo al bando! Corri, Mowgli! Mowgli è cresciuto nella giungla dei lupi. Suo padre, un uomo, è stato ucciso dalla tigre Shira, che oggi vuole anche il cucciolo di uomo. E i suoi amici, gli animali, che sono anche la sua famiglia, per proteggerlo, non possono fare altro che aiutarlo a fuggire. Cosa aggiunge questa nuova versione? Aggiunge un po' di pathos in più, degli effetti drammatici, si va più verso un film che non è soltanto una fiaba per bambini e quindi è forse un film completo, parlare di animazione potrebbe essere quasi riduttivo. Chi c'è laggiù? Ciao cucciolo. Noi eravamo dei bambini diversi rispetto a quelli di oggi, completamente, cioè 30 anni fa, 30 e passa anni fa, c'era proprio un altro mondo visivo, sonoro, immaginario per i bimbi. Adesso sono molto più preparati, sono abituati a cose molto più raffinate. Io ho orecchie, le mie orecchie hanno orecchie. Un film surroga la fantasia, non te lo immagino, devi guardare. Però a quel punto il film, visto che prende il posto della tua fantasia con le sue immagini, ti deve stupire, deve mostrarti delle cose che la tua fantasia non riuscirebbe nemmeno ad immaginare.